Buongiorno mister. Buongiorno. Questa volta la gara, diciamo, è contro un avversario che possiamo anche definire diretto, non in un certo senso, perché non ci sono molti punti di differenza in classifica come l'area canatese, che a differenza delle ultime squadre affrontate da Rimini, invece sta attraversando un periodo piuttosto negativo e riduce da 4 sconfitte di fila. Beh, sicuramente è una partita molto importante per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda il nostro percorso. E al di là di quelle che sono le loro condizioni, di quelle che sono state le ultime tappe, siamo consapevoli che andremo in un campo difficile, perché comunque partendo proprio dal presupposto che hanno da 2 anni, dall'anno scorso, cercato di conquistare la maggior parte dei punti in casa, chiaramente per loro domani diventa una partita fondamentale. Uno spartiacque fondamentale e quindi dovremmo essere pronti dal primo minuto ad affrontarla con il piglio giusto, con la consapevolezza che abbiamo acquisito in tante tappe di questo campionato, al di là dell'ultima gara del derby, che anche in questo senso deve essere una partita da isolare. Perché il derby nel bene e nel male va isolata. E concentrandoci su quella che è stata una base forte, se andiamo a considerare le ultime 4 tappe in campionato, compresa poi la semifinale di Coppa Italia, base forte in termini di gruppo, base forte in termini di rendimento, base forte in termini anche di risultati, dove sicuramente oggi abbiamo più consapevolezza e questo dipenderà soprattutto da me utilizzare concetti, soluzioni e parole giuste per far sì che possiamo fare ancora di più. Qualcosa in più sull'avversario, sull'area canatese? Beh, in termini tattici è una squadra che difficilmente ha cambiato impostazione, il mantra comunque è sempre stato di una squadra che ha giocato con una sorta di 4-4-2, dove, ripeto, ha costruito tante partite su quel sistema di gioco e con degli interpreti, singoli, individualità. Vedi Carpani, vedi Sbaffo, vedi Melchiorri che sono quasi sempre al centro di quello che è un modello di gioco ben chiaro. Avversario che cerca di fare la partita al di là dell'avversario, comunque se la gioca a viso aperto, sia con palla che senza palla, ha un'identità, uno stile ben chiaro. Ripeto, al di là dei risultati, ci aspetta una partita importante. In parte ha già risposto, volevo chiedere quali sono un po' le scorie del derby, psicologiche e fisiche, se ci sono, ma credo che Ma ci di siano. per sé una sconfitta porta sempre delle scorie in termini mentali, in termini fisici, a maggior ragione poi quando sappiamo, ne abbiamo parlato, è un derby giocato in casa con tante aspettative, con un seguito che ha risposto alla grande, quindi c'è stata delusione, c'è stato dispiacere. Quindi questo inevitabilmente nelle ore che susseguono poi una partita del genere si cerca un attimino di assorbirle, non più di tanto, perché poi dobbiamo avere la capacità, l'equilibrio di essere critici, di subire le critiche nel modo giusto, e su quelle costruire quello che dicevo prima. Di fare un qualcosa in più, perché è arrivato il momento dove si sono consolidate tanti aspetti positivi, al di là di quello che è stato il risultato negativo, e ribadisco una base forte di squadra, di coesione, di anima, e anche in termini di contenuti, nelle giuste condizioni, comunque una squadra che
ha espresso sempre, quasi sempre, rendimento e risultato. Ripeto, starà a me convincerli che possiamo fare ancora di più. Lo diceva adesso, mister, questa la sua è una squadra che è partita creando tanto e concedendo tanto, e in una seconda fase ha concesso molto meno, ma ha anche creato molto meno. C'è un punto di equilibrio fra questi due rimini che abbiamo visto in questa stagione che potrà magari aiutarvi a arrivare alla fine dell'anno, alla fine del campionato, con un po' più di tranquillità dal punto di vista della classifica? Ci sono tutti gli elementi e tutti i presupposti. Ripeto, cosa che non è mai stata trascurata perché ci siamo trovati molte volte in quei momenti dove avremmo voluto alzare l'asticella, avremmo voluto fare qualcosa in più e in tal senso non ci sono alibi, ma allo stesso tempo non ci sono rimorsi perché poi ogni settimana, ogni giorno negli allenamenti, in quella che è la proposta della partita, quando ci sono state le condizioni, ho sempre cercato di fare quel qualcosa in più, ma ripeto, non ha funzionato. Oggi siamo di nuovo, secondo me, di fronte all'ennesimo periodo dove dobbiamo tentare in tutti i modi di alzare un livello che è nelle potenzialità di questa squadra. Questo passa attraverso un sistema di gioco diverso oppure attraverso lo stesso sistema di gioco ma interpretandolo in maniera diversa? Prima parlavo di condizioni, le condizioni sono molteplici e anche il sistema di gioco può far parte di queste condizioni. Sistema di gioco che può essere condizionato dalle presenze, dalle assenze, da una tipologia di partita di un avversario piuttosto che di un periodo fisiologico, però è chiaro che fa parte anche l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico, fa parte ed è un elemento anch'esso fondamentale per cercare di alzare il nostro livello. Che manca, quadro un po' degli infortuni, perché col Indisponibili. Cesena mi sa che i Marchesi erano lì per non utilizzabili comunque, alla luce di quello che avevi detto Alla all'ABC. luce, esatto, sì. Parlato di 24 riminesi perché Cernigò e Marchesi volevano essere in panchina e sostenere la squadra, ma continuano a essere indisponibili domani, nella partita di domani, sia lui, sia Federico che Jacopo, insieme a Capanni ed Oddi.